Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. C'è un po' di vento, mi dispiace, spero che non dia troppo fastidio. Se in post-produzione vedrò che dà fastidio, questo video non lo vedrete mai. Allora, questo è il mio primo esperimento con la metodologia no-dig. Dig letteralmente significa senza scavo, non bisogna toccare il terreno. È una teoria, anzi, la sta mettendo in pratica da 40 anni un signore inglese, Charles Dowding. Vi lascio qui sul canale YouTube, quindi non ho inventato nulla. È una metodologia completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Noi eravamo abituati, si passava la fresa per terra, si rompevano le zolle, si preparava il terreno, si concimava e via dicendo. L'ho fatto anch'io per anni, l'ho fatto sempre così. Questa invece è completamente l'opposto. Allora, abbiamo detto no dig, senza scavo. Qual è la teoria alla base di questa nuova metodologia nuova, di questa metodologia di coltivazione? Non bucare il terreno, il meno possibile. Quindi si lavora soltanto sul compost, sia autoprodotto che non. Nel mio caso ho comprato un po' di compost da una fungaia che lo aveva dismesso per i funghi, ma era buono per l'orto. Sto lavorando sul compost, questo della ex fungaia. Un profumo di terra bagnata, ragazzi, sembra tutto sottobosco, sembra. Quindi lo proverò quest'anno. E si lavora soltanto sul compost, quindi il terreno non viene più toccato. Allora, questa è la primaiuola che io ho fatto. Perché si mette il cartone? Il cartone si mette per evitare che l'erba da sotto arrivi immediatamente in cima al compost. Questo cassone andrà riempito di compost. Il cartone terrà a bada le infestanti per circa 6 settimane, poi si decomporrà e diventerà anche lui parte del sistema, insomma. Il non toccare il terreno significa non rovinare le interconnessioni che ci sono all'interno del terreno, quindi soprattutto micelio, microrganismi, lombrichi. Quando passiamo la motozappa, quello che c'è noi spacchiamo. Sopra il cartone vi andrà messo ovviamente il compost e ai lati, nei punti di camminamento, andrà poi messo o altro cartone oppure del cippato o della segatura, dei trucioli, di legno, qualcosa per evitare che le infestanti vengano fuori. Allora, se voi notate qui, io non ho ancora lavorato il terreno, ovviamente, perché dovevo cominciare questo nuovo metodo. Ho l'erba alta, ecco, questa dal momento che mi dà fastidio è un po' troppo alta, anche per coprirla con i cartoni o col cippato. Questa la taglierò col decespugliatore. Adesso vi porto a far vedere il compost che ho acquistato e poi comincio a versarlo all'interno. Questo è il compost che ho acquistato un mesetto fa. Allora, come vi dicevo, è un ex fungaia. Poi, una volta esausto, è ancora buono per essere utilizzato nei giardini, negli orti. È ricco di sostanza organica, è ancora forse un po' fresco, doveva maturare un po'. Comunque, c'è dentro letame di cavallo, terriccio, compost, legno, c'è un po' di tutto. Eccolo qui, è bello grasso. Come vi dicevo, non so se è già pronto, lo proveremo al momento. E in più, per fare dei test, trapianterò qui dentro degli alveoli, le piantine che sto facendo. Le ho fatte germinare col terriccio buono, quello da semina, dopodiché le trapianterò all'interno degli alveoli con questo compost qui e vedo un po' come reagisce. Se mi trovo bene, acquisterò un camion direttamente di compost, di questo qua, e farò tutto l'orto estivo così. Allora, ho lavorato una mezz'oretta, ho portato giù una decina di carriole di compost. Adesso seguo alla lettera quello che ha fatto. In alcuni video fa vedere che lui calpesta il letto di semina e poi dopo aggiunge il resto. Non lo fa vedere sempre, ne ho visti tanti suoi video e in qualcuno mostra questa tecnica qui, insomma, il fatto di doverlo pestare e comprimere. Ok, aggiungo un po' di terra a livello e poi continuiamo. Due parole sul sesto d'impianto, questo non cambia, quindi 60-70 cm tra le file e un 25 cm tra i tuberi, questo è tutto uguale. Cosa succede però con questo tipo di coltivazione? Dal momento che non abbiamo fatto gli avvallamenti e quindi le montagnette di terra poi da coprire, come ho fatto l'anno scorso con l'altro cassone, qui quando sarà il momento di rincalzare, perché vanno rincalzate, dovremo semplicemente mettere una palata di compost nuovo sopra per evitare che i tuberi vengano fuori dalla terra e le patate devono diventare bianche.
anche non verdi, quindi non devono vedere la luce del sole. Allora noi diamo una palata di compost, quindi quando sarà il momento faremo così. In linea di massima, anche se non ci fossero qui le patate, una volta all'anno mettiamo nuovamente 3 cm di compost, basta, non mettiamo altro. È un ciclo continuo, tolte le patate, il giorno stesso si possono mettere altre colture, non occorre ovviamente concime, occorre solo l'acqua. Per quanto riguarda l'irrigazione, ho fatto una domanda diretta al fautore di questa tecnica qui e mi ha detto che lui il gocciolatoio non lo mette perché non è necessario, non gli piace, quant'altro. Probabilmente lui ha la possibilità di innaffiare regolarmente le piante, io questo non lo posso fare perché faccio i turni, quindi comunque io forse non sulle patate ma su altre colture metterò il goccia a goccia come ho sempre fatto. Quest'anno ho scelto questo tipo di patate qua, patate di montagna, sono dell'Alto Adige, Valpusteria. Allora, vediamo se abbiamo rispettato un po' ciò che ci dice il produttore delle patate da seme ovviamente. Dunque, distanza di semina dei tuberi dai 25 ai 35 cm, mi sono tenuto a 25 cm, ho voluto fare una coltivazione un po' intensiva perché lo spazio è poco, però ho rispettato la distanza minima. 70 cm tra le file, in realtà qui ne ho 55, questo non l'ho rispettato, però visto anche che l'anno scorso ho fatto così, sono trovato abbastanza bene. Profondità di semina tra i 5 e i 12 cm e qui andiamo bene, ne metterò a 5, 6 cm, 10 cm di profondità, poi appunto come vi dicevo andranno rincalzate. Allora, come ne mettiamo queste patate? Io è il primo anno che lo faccio, quindi voglio ribadire, sto imparando con voi, ho visto i video, ho studiato un po', quindi si sposta il terreno, si mette la patata, si chiude, finito, basta, il video lo chiudiamo qua, non c'è altro da dire. E la messa a dimora è veramente semplice. Potrei scavare addirittura con le mani, mi aiuto un attimino con questo attrezzino qui. E via così. Do una prima irrigata d'acqua, ma il terreno è già umido, il compost è molto umido, però un'irrigazione gliela do. Volevo solo farvi vedere il lavoro che ho fatto intorno al cassone. Intorno al cassone, se vedete, lì dove usciva il cartone, ho messo su del cippato mio di 2 anni, e ormai è quasi terriccio. Ne ho ancora un po' lo darò ancora ai lombrichi, però ho voluto così delimitare l'area un po' dappertutto. Questo per evitare che le infestanti arrivino proprio sotto al cassone. Quando poi raccoglierò le fave, tra un paio di mesi, qui metterò altri cassoni e per terra farò un'altra distesa di cartoni. Poi se ho del cippato lo metto sopra, altrimenti vado avanti con i cartoni o con i telli, adesso vediamo un attimino. Chiudo il video parlandovi dei vantaggi che ha questo tipo di coltivazione no dig rispetto ad altri, quelli tradizionali. Allora, innanzitutto non si lavora per muovere il terreno, quindi si risparmia benzina o gasolio del motocoltivatore, attrezzi, fatica, tempo e quant'altro. Fatto il cassone, questo rimane a vita, ogni anno buttiamo 3 cm di compost sopra e lui è sempre disponibile. Eventuali erbacce che punteranno fuori ovviamente prima o poi vengono tolte a mano oppure col sarchiatore manuale, quello che vi ho fatto vedere l'anno scorso, cercando di non toccare molto la terra. Ecco perché abbiamo messo il cartone sotto, per rallentare la crescita delle infestanti che comunque verranno fuori. Questo sistema, adesso sulle patate dice poco, ma su altri tipi di coltivazioni è anche buono per tenere sotto controllo le lumache, le infestazioni lumache, che io ne sono afflitto, infatti quest'anno pure d'inverno non ho mangiato niente perché le lumache mi hanno distrutto tutto, e quindi volevo provare anche per questo motivo qua. Vi ho già fatto lo stesso discorso con l'altro video, non sono il tipo che fa le cose perché si è sempre fatto così, mi piace sperimentare, mi piace provare, il si è sempre fatto così a me onestamente non piace. Mi sono avanzate delle patate, confezione da 2 kg, pagata 8,50 euro, non è per niente regalata. Me ne sono avanzate un po', qui ho messo 34 patate, 34 tuberi, ne sono avanzate una quindicina. Queste le metterò nel cassone degli asparagi, che tanto non ne usciranno prima della primavera, al centro, poi rincalzerò diversamente. Mi è venuto in mente perché tanto lì ho il terreno sciolto e così non le butto. Bene, dai, è tutto per questo primo video su NoDig, ce ne saranno altri, farò una playlist a parte, quest'anno sarà tutto così, difficilmente farò qualcosa non NoDig, non credo proprio, quindi se vi piace l'argomento seguitemi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così rimanete aggiornati e seguitemi su Instagram perché ogni giorno pubblico qualcosa di nuovo, soprattutto riguardo al semenzaio in casa, semenzaio riscaldato. Quest'anno ho fatto un po' di investimenti, ho comprato un po' di roba, usciranno sia i video ma giornalmente trovate le mie storie e i miei post su Instagram e su Facebook. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, proviamo questa nuova avventura, se va bene va bene, se va male non importa, ci abbiamo provato. Se vi può essere di ispirazione vi lascio sotto i link dell'autore, come vi dicevo non è farina del mio sacco. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.